siamo qui nell'ufficio di psicologia per le migranti. Abbiamo già incontrato la dottoressa Monti. Un po' ci vuole spiegare meglio il suo tipo di approccio al servizio, allora, il suo ruolo all'interno del servizio? Sì, noi qui siamo in due. La mia, diciamo, specializzazione è sia in antropologia sia in psicologia, quindi diciamo che l'approccio che poi condividiamo io e la collega è quello dell'etnopsichiatria. Quindi l'etnopsichiatria che cos'è? Una cornice metodologica, diciamo un setting mentale per pensare alla molteplicità delle culture, delle provenienze, quindi dei nostri pazienti, all'interno di un setting che è comunque clinico, di tipo clinico, quindi di aiuto per problemi e sintomi tra i più vari, perché gli invii arrivano comunque da una rete piuttosto ampia del territorio, quindi possono arrivare anche per problemi psicosomatici, o magari sono già passati da un servizio di medicina e poi sono stati inviati qui perché, come dire, non esistono, non si trovano correlati organici che possano giustificare il disagio, oppure sono ad esempio i centri di accoglienza che inviano a noi per problematiche comportamentali, relazionali e a volte di franco disagio psichico, quindi psicologico, per cui qui noi li seguiamo per un determinato periodo di tempo, facciamo dei percorsi che possono essere di supporto, terapeutici, e tenendo appunto in conto, secondo le linee, diciamo, teoriche dell'etnopsichiatria, tenendo in conto di quello che sono i loro nuclei culturali. Quindi è centrale, ad esempio, l'idea di lingua matrice, quindi una lingua che riesca, come dire, ad arrivare in profondità, a toccare quindi le corde profonde del paziente, perché chiaramente si parla la sua lingua madre, quella quindi in cui concettualizza il mondo, ma quella spesso in cui anche concettualizza la sofferenza, quindi quella è centrale. Spesso appunto il lavoro col mediatore sarebbe auspicabile. Purtroppo è un tipo di risorsa che è difficile portare all'interno dei servizi, degli ambulatori, anche perché spesso non ci sono le risorse per poterlo fare, e comunque non manca un investimento istituzionale e su questa figura, che invece è centrale, per cui non si crea l'abitudine. Noi facciamo ad esempio molta supervisione anche nei servizi pubblici, appunto nei servizi di salute mentale. C'è una scarsa abitudine dell'operatore mediamente a lavorare fianco a fianco col mediatore, cioè col rappresentante della lingua e del mondo del paziente. Si fa fatica a tenerlo dentro il setting, appunto, a considerarlo come elemento terzo che traduce e soprattutto infatti a volte come traduttore invece che come mediatore, quindi sì. Quindi ecco, diciamo che la parte, se vogliamo, la parte psicologica del mio lavoro è già stata spiegata, sì, sicuramente dalla collega. L'impianto dell'etnopsichiatria, come ho detto, comunque è perlomeno un doppio discorso metodologico che tiene insieme quindi il discorso teorico dell'antropologia e quello della psicologia clinica, e poi di chissà quante altre discipline che devono convergere intorno a problematiche sempre più complesse dei migranti. Diciamo che comunque per la parte antropologica, appunto, sicuramente è un nodo cruciale, è quello appunto del lavoro sulla lingua del paziente, quindi il linguaggio, appunto, come dicevo, della sofferenza, che non è mai un linguaggio appunto neutrale, transculturale, ma si incarna sempre all'interno di un mondo storico, con coordinate geografiche, storiche, geoculturali, appunto, che vanno individuate. E
l'immigrante questo come lo vive? Credo che per lui sia molto importante avere dall'altra parte un operatore. Sì, di fatti. Tra i suoi vantaggi. Di fatti, chiaramente avere operatori che hanno esperienza, poi perché sono anche magari stati in quei mondi capisco. Di provenienza, vuoi che perché appunto hanno una lunga esperienza di incontro e di assistenza a questo tipo di pazienti, chiaramente sì, si sentono più accolti, più aiutati rispetto alla media, perché spesso è proprio l'interfaccia con i servizi che è un po' respingente e a volte non si riesce a creare l'aggancio in prima seduta, quindi questo sicuramente è una cosa che invece si riesce a fare, poi qui si riesce abbastanza a fare, non sempre però. Sì, e invece rispetto ai limiti, ai vincoli un attimo del servizio, dell'approccio? I limiti sono dati dal fatto che le provenienze di questi pazienti sono tante, i loro percorsi di vita sono a volte estremamente complessi, hanno errato per anni prima di arrivare e quindi, come dire, si sono già ibridati con un sacco di esperienze, di culture, di lingue, si sono già, come dire, in qualche modo dissociati e allontanati anche dal loro nucleo originario ed è, sto parlando proprio della parte antropologica, è estremamente complesso ricostruire queste mappe e allora bisogna forse reinventare qualcosa di completamente nuovo che forse è quello che cercano, no? Cioè arrivano qua e si proiettano verso una nuova identità, un nuovo mondo, una nuova progettualità di vita. Quindi, ecco, diciamo, pur con le nostre competenze, ecco, estremamente complesso costruire una mappa precisa di queste esistenze. E poi un attimo l'altro aspetto, la dottoressa Monti ci parlava un attimo del nuovo target che un po' di cui state occupando, le neomamme, quindi con tutta l'opera sulle competenze genitoriali, sul... Sì, questo appunto è un target su cui cominciamo a orientarci perché effettivamente vediamo che nei molti centri di accoglienza ci sono grosse problematiche rispetto a questo, perché appunto sono neomamme che... Sull'accudimento del minore credo che qui ci andiamo a scontrare proprio con la difficoltà culturale. Ma non è solo una questione di difficoltà culturale, è anche questione di capire come si può costruire un legame con un figlio che spesso è figlio di una violenza, perché questo poi di fatto, purtroppo passando attraverso i percorsi che conosciamo, no? Nel Nord Africa, Niger, Libia, purtroppo spesso le donne subiscono violenze, tortura, poi arrivano qua, ma anche una volta qua poi continuano ad avere vite abbastanza travagliate, quindi ecco, spesso nascono dei figli che non sono stati, come dire, pensati, immaginati o appunto allevati e poi non possono essere allevati in famiglia, quindi nascono e vengono cresciuti all'interno di centri di accoglienza e con tutte le difficoltà del caso e soprattutto con una storia, no? Che grava anche proprio di nuovo sull'identità di questi bambini, perché cosa sono, cosa rappresentano, da dove vengono, chi li ha mandati in questo mondo. Certo. E anche qui la perché questi sono degli interrogativi fondamentali che di solito trovano risposta all'interno di un gruppo culturale quando le cose funzionano. Quando le cose non funzionano, il gruppo culturale non c'è, la mamma è isolata, cosa assolutamente eccezionale per una cultura tradizionale, ma non solo ovviamente, costretta comunque a vivere, anche se assistita, però costretta a vivere in un luogo, come dire, impersonale.
con persone anonime che non fanno parte del suo gruppo, della sua famiglia. Cioè, questa è una condizione di estraneità fortissima, ma la estraneità maggiore è incarnata appunto dal bambino. Per cui le domande che vengono solitamente poste al gruppo culturale, chi sei, da dove vieni, chi ti ha mandato, e quindi anche l'idea di un destino, di una progettualità per questo bambino, viene messa in crisi, perché non c'è chi sappia porre queste domande giuste e soprattutto non c'è chi sappia dare una risposta. E anche quindi questo target riuscite? Per cui anche su questo target ci sarebbe tantissimo. Noi ci stiamo un po' approcciando, stiamo vedendo un po' che questo problema esiste, ci sarebbe tantissimo da fare ovviamente, e ancora diciamo che sicuramente ecco, i centri, i servizi sono poco attrezzati per affrontare tutte le problematiche di questi legami difficili tra mamma e bambino. Provenienti da questi mondi. Perfetto. Vuole dirci qualcosa anche rispetto alla progettualità, appunto del servizio, a qualcosa di nuovo? Noi adesso, proprio per concludere un attimo, ci aspettiamo, come le avrà spiegato la collega, abbiamo ricevuto un finanziamento, siamo qui presso il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, siamo un po' in mezzo a tanti progetti, abbiamo avuto un finanziamento da IRC, appunto International Rescue Committee, che si è interessato al nostro lavoro, e quindi noi ci aspettiamo di investire sempre di più in questo lavoro, in questo ambulatorio, quindi sperando appunto di dare continuità, soprattutto che è un nodo fondamentale. Ecco, prima lei mi chiedeva i vincoli, le criticità. Ecco, siccome spesso viene fatto un lavoro sul territorio anche da ONG che lavorano molto bene, ma lavorano soprattutto sull'emersione delle vulnerabilità, spesso la presa in carico, proprio una linea di presa in carico non c'è, proprio perché a volte i servizi sono difficilmente accessibili per i migranti. Quindi è importante che esista un ambulatorio che fa presa in carico, specializzato secondo un'ottica etnopsichiatrica, quindi sensibile alle culture delle persone che vengono inviate, e un ambulatorio che però, come dire, abbia una prospettiva di continuità, perché la clinica ha bisogno di questo, cioè di continuità, che se chiaramente la durata dei progetti o l'orizzonte è sempre quello dei 6 mesi o dell'annualità al massimo, ovviamente le prese in carico sono difficili. Perfetto, grazie. Grazie a voi.